Questa sera vedremo come poter saldare i fili di collegamento elettrico. In questo caso abbiamo un cavo bipolare rosso e nero per poter facilmente capire qual è il positivo e qual è il negativo, a una striscia LED. Molto spesso ci troviamo con la situazione di avere la striscia magari già tagliato, oppure ne abbiamo tagliato alcuni pezzi e non abbiamo più il collegamento elettrico. Come fare a saldare i fili elettrici nella striscia LED? E questa sera vedremo proprio questo aspetto. I materiali occorrenti sono del cavo bipolare, colorato possibilmente rosso e nero per evidenziare la polarità, il positivo e il negativo, lo stagno, normalissimo stagno per saldatori. In questo caso abbiamo preso una sezione un po' grande, possiamo anche prendere una sezione più fina di filo di stagno. Ovviamente la striscia LED SMD. In questo caso stiamo utilizzando un 50-50, quindi andremo a saldare i tre insieme, faremo un bonde sull'RGB e poi metteremo il positivo, il 12 volts positivo per conto suo. Un succhiastagno per tutte le evenienze, magari se ci capita di fare una saldatura non proprio corretta, un cacciavite per poter poi collegare al nostro alimentatore e una forbice per poter adesso tagliare e spellare i fili. Infatti la prima cosa che dovremo fare è tagliare un pezzo di filo. Non tagliamolo tanto corto perché magari dopo avremo difficoltà quando lo spelleremo magari a saldarlo. Allora tagliamo circa un 15 centimetri, ecco qui, questo lo possiamo mettere da parte, lo dividiamo facendo attenzione a non tagliare la guaina per non creare cortocircuiti, ecco qui, e ne spelliamo entrambi le estremità e portiamo a nudo il rame, ecco qui. Esattamente come stiamo facendo in questo caso. Portiamo a nudo il rame. E adesso andremo a fare un'operazione che molto spesso viene sopravvalutata e invece è estremamente importante per facilitare il lavoro di saldatura della striscia LED e anche per una questione di sicurezza. Mettiamo a posto i pezzetti di cavo in eccedenza. Diamo una giratina ai cavi, in questo modo così, da entrambe le parti, per farli diventare, per pareggiarli. Ecco qui. E adesso procediamo alla stagnatura del cavo. Prendiamo il nostro saldatore, magari ecco, se siamo in un ambiente casalingo come il nostro, proprio per dimostrarvi che un'attività possibile a tutti, anche a chi non fa tecnicamente l'elettricista, andiamo a stagnare i nostri cavi. Ecco come faremo. Andremo a passare lo stagno su tutta la superficie, ecco così, fino a quando vedremo che lo stagno non si è infiltrato nei cavi, ecco qui. Sembra come se li ha ricoperti, si vede un po' la trama del filo. È una buona saldatura, se no si rischia di fare una saldatura cosiddetta fredda che ci darebbe delle difficoltà. Ecco qui, molto semplicemente. Vedete come aderisce bene? Magari possiamo battere così in modo da eliminare l'eccedenza dello stagno. Andiamo a fare la stessa operazione dall'altra parte. Ecco qui. Magari se non siamo proprio esperti possiamo farci aiutare da qualcuno che ci tenga il filo di stagno. Ecco qui. Purtroppo oggi fa un po' le bizze questo stagno. Qua diamo magari un'altra giratina e abbiamo
effettuato una della prima operazione più importante del nostro lavoro. Ecco qui. Vedete come lo stagno prende proprio la forma dei fili sottostanti. Ecco qui. A questo punto i fili sarebbero un po' troppo lunghi. Li abbiamo fatti raffreddare, li possiamo tagliare a nostro piacimento, non troppo corti, neanche troppo lunghi, quindi a una distanza corretta per poterci lavorare. Ecco qui, li pareggiamo. Vediamo che così è una situazione molto più precisa. Ecco qui. Abbiamo visto come sono i nostri cavi stagnati. Li mettiamo un attimino da una parte e prepariamo adesso la striscia. In questo caso la striscia ha la l'unghia siliconica di protezione contro l'acqua. Cosa fare dato che sono qua sotto, in questa zona qui, i collegamenti elettrici? Niente di più semplice. Riprendiamo il nostro saldatore e procediamo in maniera molto con tranquillità a squagliare e a togliere leggermente un'eccedenza di silicone. Ecco qui. Puliamo la striscia, vedete com'è semplice? E portiamo a vivo i contatti elettrici, lasciando intatta l'impermeabilità del resto della striscia. A questo punto passiamo a dare un po' di stagno alla striscia, in modo tale da agevolare dopo il posizionamento dei fili elettrici. Magari la blocchiamo così, ecco qua. Ecco, in questo caso abbiamo detto abbiamo RGB perché sono SMD 50-50 e poi abbiamo il positivo. Allora cosa faremo? Metteremo un po' di stagno sul positivo, in questo modo. Un attimino, puliamo anche, diamo una pulita all'eccedenza di stagno di prima. È molto più semplice di quello che sembra, perché le piste sono fatte proprio per accogliere lo stagno. Vedete? In questo caso abbiamo fatto questo ponticello, ecco qui, vedete? Abbiamo fatto il ponticello dei tre dell'RGB e abbiamo messo lo stagno sul positivo. Adesso, molto semplicemente, cosa facciamo? Andiamo a saldare il negativo sull'RGB, sul ponticello, e il positivo da solo sul 12 volts. Ecco qui. Ci giriamo la striscia per una maggiore comodità. Dobbiamo fare sempre in modo di lavorare in maniera comoda. Ed ecco qua. Vedete, immediatamente, non appena si solidifica, e anche qui, è un attimo. Ed ecco qui terminato il nostro lavoro. Abbiamo la possibilità di, ecco, aver saldato il negativo sull'RGB, sul ponticello che abbiamo creato, e il positivo sul 12 volts.
Adesso andiamo a vedere se il nostro lavoro dà il risultato sperato collegandolo al nostro alimentatore. In questo caso succhia stagno non ci è servito. Abbiamo un alimentatore DC 12 volts da 30 watt in questo caso. Abbiamo già collegato la parte elettrica 220, adesso abbiamo da collegare il positivo e il negativo della striscia. Mi raccomando di fare attenzione in questa occasione a collegare il positivo, il rosso con il positivo e il negativo con il negativo, il nero. Se doveste invertire non succederà nulla, la striscia solamente non si accenderà, quindi se non si accende la striscia potrebbe essere questa una delle cause da controllare. Andiamo a collegare e vediamo cosa succede. Vedete adesso come ci torna utile il fatto che abbiamo stagnato i fili, che ci permette di inserire in maniera agevole i contatti elettrici. Ecco qui, attacchiamo la spina. E la nostra striscia funziona. Ecco qui. Abbiamo una striscia LED funzionante. Ecco qui. Grazie alle saldature che abbiamo fatto. Ovviamente, se dopo sulle saldature vogliamo mettere della colla a caldo oppure se ce l'abbiamo. Del prodotto, diciamo, della guaina termorestringente, è ancora meglio per poter proteggere il nostro lavoro e fare in modo che abbia anche un aspetto, diciamo, esteticamente più gradevole. Ecco qui, per questa sera abbiamo finito. Grazie e arrivederci su professioneled.com.